Il Sant'Alessio conquista un'altra vittoria nei minuti finali, era successo già a Messina contro il Ghibellina. Sì, decisamente, una partita comunque molto combattuta, ce la meritavamo. Sapevamo che era una partita impegnativa, dura, perché loro sono un'ottima squadra, però grazie a Dio abbiamo trovato il gol nei 4 minuti di recupero. All'ultimo minuto Catino, il nostro capitano, ha fatto un bel gol. Contro il Ledoiane non sei stato determinante perché la difesa ha retto bene, mentre nelle precedenti partite diciamo che Sant'Alessio ha conquistato qualche punticino grazie a degli interventi strepitosi. Sì, sicuramente, però spendo una parola alla mia difesa, che comunque è veramente ottima. Oggi non abbiamo rischiato niente, neanche contro il Ghibellina non abbiamo rischiato niente. Sì, le parate, il mio ruolo è quello, quindi il mio compito è parare, quindi non do la colpa alla difesa. Possono essere anche bravi gli attaccanti e l'altra squadra sicuramente. Adesso siete quasi a ridosso della capolista, in attesa che la nuova indipendente vinca lo scontro che ha domenica a Luigi Papandrea. Sì, speriamo che la classifica ci aiuti anche a noi, che comunque noi non abbiamo paura né dell'indipendente né delle altre squadre, lottiamo partita per partita e siamo pronti a qualunque battaglia. Adesso avete un nuovo difensore, diciamo, Roberto Risafulli. Sì, io non l'ho conosciuto da una settimana, l'ho conosciuto all'allenamento, ho visto che comunque è entrato, è molto determinante, abbiamo fatto gol su un rilancio suo, una bella apertura di gioco, su Leo che poi ha messo in mezzo e Catino ha concluso. Okay, grazie. Grazie, arrivederci.